Dall'8 dicembre inizia un test importante per Messina, ma anche per ATM, per tentare di incentivare i cittadini all'utilizzo massiccio della mobilità. I parcheggi, le tariffe, quali sono? È la domanda che ci fanno più spesso i cittadini. Abbiamo intanto una serie di promozioni importanti. Intanto l'abbonamento al trasporto pubblico locale, quindi al bus, per tutti i dipendenti pubblici passa da 100, da 250 a 180 euro, se ricordo bene, mi pare con una riduzione del 30%. Peraltro può essere esteso anche ai dipendenti privati, chiaramente deve essere il datore di lavoro a acquistarli per loro, sostanzialmente avvalendosi degli aiuti previsti dall'aiuti ter, mi pare, o quater. Quindi c'è comunque la possibilità di avere questo bonus per avere una riduzione sul TPL. Per quanto riguarda i parcheggi, anche qui abbiamo una riduzione importante dei costi. Abbiamo ad esempio una tariffa unica giornaliera di 2,50 euro nelle strutture fisse, quali il Cavallotti, il Fosso, Zaera, quindi tutti i parcheggi avranno un pagamento fisso di 2,50 euro. Attenzione, è una tariffa importante, ma già in questo momento con le convenzioni che abbiamo in essere al Cavallotti tu puoi parcheggiare pagando 0,80 al giorno. Io sfido chiunque a trovarmi un altro parcheggio in Italia al centro della città in cui si paga meno di un euro al giorno. L'automobilista deve capire che anziché parcheggiare ovunque può parcheggiare tranquillamente nei nostri parcheggi, sono parcheggi sicuri, protetti, illuminati e quindi non ci sono problemi, e anche le tariffe sono delle tariffe veramente bassissime. Lo stiamo facendo proprio per fargli conoscere, per far conoscere ai messinesi questi parcheggi, come sono organizzati. E peraltro abbiamo in corso altre due gare per cui tutta l'automazione dei parcheggi verrà sostituita, si potrà pagare con carta di credito online in qualunque modo, e quindi è un segnale per dire che ci sono queste strutture, utilizziamole. Ci sono anche le navette correlate al parcheggio, soprattutto pensiamo a Sarra Neri e Villa Dante, sono quelli forse più distanti dall'area pedonale. Abbiamo infatti due navette, una che servirà il Cavallotti e Sarra Neri, il parcheggio che c'è sostanzialmente all'università, il parcheggio, il Fosso, anche se lì la distanza è veramente breve, e poi ci sarà l'altra navetta invece che partirà dal parcheggio di Villa Dante, andrà anche al parcheggio Zaera, che è il parcheggio che si sta aprendo in questi giorni, e poi entrerà all'interno di Viale San Martino per poi scendere da Via Santa Cecilia e fare il giro poi ripassando da Via La Farina e risalendo. Quindi un percorso che noi intendiamo coprire in 10-15 minuti, quindi nei giorni feriali tra virgolette probabilmente staremo fra i 15 e i 20, nei giorni festivi e prefestivi certamente staremo tra i 15-10 minuti per fare questo percorso. Una transizione così importante credo che abbia un orizzonte temporale decennale, proprio perché affonda le radici fondamentalmente in quelli che sono poi gli approcci culturali, quindi il cambio di passo nella testa di ogni cittadino. Onestamente devo dire, rispetto a quello che vedo in città, ancora siamo molto lontani. Fino a questa mattina ho registrato tutta una serie di comportamenti che sono assolutamente antitetici rispetto a quella che dovrebbe essere una buona abitudine dell'utilizzo e delle sedi viarie e in generale di quelli che poi sono gli assetti della mobilità.